vincerà l'Europeo 2021. Oggi siamo qua per fare un bel pronostico su PES 2021. E cominciamo subito col botto, con una squadra che era proprio nel girone dell'Italia, ed è il Galles, che andrà ad affrontare la povera Danimarca, vittima della vicenda di Eriksen, che comunque si è riuscita a strappare un pass per gli ottavi di finale contro una squadra tutto sommato piuttosto abbordabile. Galles che è l'ultima vittima ad ora dell'Italia. Il match comincia, sono le 18 ad Amsterdam. Subito si fa sentire il Galles con questo colpo di testa di Bale salvato miracolosamente da Schmeichel. Al 43esimo Poulsen prova un'imboscata in area, la manda fuori non si sa come. Al 90esimo l'arbitro decide che la partita si deciderà ai supplementari, pareggio per 0-0. Quasi sul finale del secondo tempo supplementare, questa palla di testa di Poulsen fuori veramente di poco, forse veramente l'unica occasione dei supplementari. Ecco qua la disperazione dell'attaccante danese. L'arbitro decide che la prima gara degli ottavi si deciderà ai calci di rigore. Il primo rigore va a batterlo Moore per il Galles. Moore contro Schmeichel, va con la rincorsa e spiazza il portiere dell'Ester, 1-0 Galles. Si va avanti, ecco l'esultanza. Va Poulsen dal dischetto e si fa parare il rigore da Hennessy. Dopodiché tornano i gallesi, rigore centrale, spiazzato, 2-0. Strigger Larsen contro Hennessy, spiazzato anche lui, 2-1. Continua la lotteria. Bale, palo, gol, rischia tantissimo, porta il Galles sul 3-1. Skov Olsen, rigore molto lento, 3-2. Poi tocca a Ramsey che spiazza Schmeichel, 4-2. Delaney, immobile Hennessy, 4-3. Dopodiché ancora il Galles che si fa parare il rigore da Schmeichel. Hojbjerg, il centrocampista del Tottenham, spiazza Hennessy. Si va in parità e ad oltranza. Dopodiché va il Galles, spiazzato Schmeichel. Mele non fallisce il centrocampista dell'Atalanta, 5-5. Rigore decisivo. E c'è il gol del Galles con Davis. Poi va Andersen per il 6 pari e si fa parare il rigore da Hennessy. Il Galles vola ai quarti di finale. Ed ecco qua ragazzi la festa dei Reds, anche se non è proprio il termine corretto. Comunque sia, Galles prima squadra ad accedere ai quarti di finale. Adesso tocca alla nostra Italia contro l'Austria a Wembley sabato sera. Eccoli qua gli azzurri, protagonisti forse di uno dei migliori gironi della storia. Ok, non aveva squadre così fortissime, ma ha dimostrato veramente di avere un gioco che raramente si è visto negli azzurri. Comunque queste le formazioni, ecco quella dell'Austria, formazione sostanzialmente base con Gregoric e Baumgartner davanti e soprattutto un difensore espertissimo come Alaba. Comincia la partita, l'Italia si fa subito vedere al 12esimo con Berardi, cross dentro, la palla rimane lì, capocciata, Interregger non spazza, ne approfitta proprio lui, Niccolò Barella, per portare in vantaggio gli azzurri al 12esimo minuto e continuare questa favola degli azzurri che non subiscono gol, né fanno e basta. Ed è giusto portare subito in vantaggio la propria squadra con la veramente svirgolata pessima di Interregger, che permette al centrocampista dell'Inter di approfittarne e battere così Bachmann. Si va al 52esimo, palla per Berardi che va di sinistro, la palla che accarezza il palo e va sul fondo con la quale disperazione di Berardi. 57esimo, palla dentro verso Immobile, capocciata Bachmann. 76esimo, Spinazzola, triangolazione con Immobile, tiro, palo, Spinazzola anticipa ancora Interregger e va a battere per la seconda volta il portiere dell'Austria. Gol di Spinazzola che, visto l'europeo che ha fatto, se lo merita tranquillamente. Ed è esattamente 2-0 Italia che possiamo dire chiude la partita contro l'Austria, risultato che a mio avviso ci sta benissimo, visto anche appunto, lo dico sempre, il gioco che hanno questi azzurri. Infatti la partita si conclude per 2-0 a Wembley. Italia veramente impeccabile, che non concede veramente, veramente niente. Spinazzola e Barella, anzi Barella e Spinazzola mandano l'Italia
ai quarti di finale. Eccolo qua il balletto con Leonardo Bonucci. E così, ragazzi, andiamo avanti e andiamo a vedere il tabellone. Italia che affronterà uno tra Belgio e Portogallo, ma adesso tocca a Olanda, Repubblica Ceca. Anche l'Olanda, una delle squadre più in forma di questo europeo, se non a mio avviso la più in forma rispetto all'Italia, va a affrontare la Repubblica Ceca, che comunque ha dato del filo da torcere ai propri avversari. Domina comunque davanti la coppia Depay con Weghorst, la velocità di Depay con il fisico dell'attaccante del Wolfsburg. E la Repubblica Ceca si affida ancora all'ex Roma Patrick Schick, ricordiamo vicino alla Juventus nel lontano 2016. Comincia il match. L'Olanda si fa subito vedere al secondo minuto con il cross per Wijnaldum, dimenticato da una difesa immobile della Repubblica Ceca, e gli Orange passano in vantaggio subito al terzo minuto con Georginio Wijnaldum, che ha appena firmato anche lui, tanto per cambiare, un contratto con il Paris Saint-Germain. Si era parlato di lui che potesse andare a Barcellona o anche al Milan addirittura. Ne approfitta, stacco in alto imperioso, non può veramente niente il portiere di Siglia, Vasilic e Orange, che continuano la loro favola. Al 24esimo, palla qua dietro per Wijnaldum, che calcia un destro, Vasilic era veramente fuori posizione. 2-0 per l'Olanda. Calcio, direi, champagne, un gioco veramente assurdo. E risultato che a mio avviso meritatissimo, vedendo anche la fase a girone che gli Orange hanno giocato. 2-0 per i Paesi Bassi. Si va nella ripresa al 50esimo, Depay dentro, Weghorst salta di testa, 3-0, segna ancora Weghorst, l'attaccante del Wolfsburg, ed è 3-0 alla Repubblica Ceca. Possiamo tranquillamente dire che l'Olanda sia ai quarti di finale, anche perché la Repubblica Ceca non ha fatto sostanzialmente niente, almeno finora. Si va all'82esimo, palla dentro ancora verso Depay, palla fuori veramente di niente. No, chiedo scusa, era Proms, Quincy Proms, che alla Weekend League da tanto filo da torcere. 87esimo, palla dentro verso ancora Weghorst, che sfiora il palo, sfiora il gol del 4-0. Questa Olanda si sta pezzo poco divertendo. Infatti un minuto dopo arriva la standing ovation per Weghorst, tutta assolutamente meritata, visto non solo europeo ma anche la partita che ha fatto. Entra adesso Proms, quello probabilmente doveva essere un altro suo compagno di squadra, e dopo 3 minuti di recupero finisce qua. Doppio Wijnaldum e Weghorst trascinano l'Olanda senza veramente alcun rimpianto ai quarti di finale, e andranno ad affrontare i vincitori rigori del Galles, che abbiamo visto appunto vincere prima contro la Danimarca. Ecco qua il tabellone aggiornato. Quarta partita, Belgio-Portogallo, Romelu Lukaku contro Cristiano Ronaldo. Sebbene l'abbia avuta vinta il primo quest'anno in campionato, dato che la Juventus non ha fatto questo chissà cosa di campionato, sebbene comunque Cristiano Ronaldo sia l'artefice dell'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia. Comunque sia, c'è tanta Serie A, c'è Mertens, c'è Lukaku, c'è un ex come Andre Silva, c'è Cristiano Ronaldo. Insomma, i nomi non mancano oggi. C'è anche Rui Patricio da ricordare, che andrà alla Roma appena finito l'Europeo, che l'ha bloccato, prenderà il posto di Paolo Lopez. Partita, sembrerebbe più una semifinale più che un ottavo di finale. Comunque la palla subito verso Mertens, che fa subito scaldare i guanti a Rui Patricio, sfiora un gol veramente assurdo. Al 28esimo va dentro verso ancora, questa volta chi è? Carrasco, che prende il palo alla destra del portiere ex Wolves. Bernardo Silva, 33esimo, per Guerrero, dopo il calcio d'angolo. Guerrero va dentro, Diogo Jota, paratissima di Courtois, che non può niente. Poi su un colpo veramente da biliardo di Diogo Jota, che porta in vantaggio il Portogallo, probabilmente contro ogni pronostico, perché stava giocando assolutamente meglio il Belgio. Ma si sa, ragazzi, il calcio è questo. Vantaggio per i campioni in carica. Qua veramente una sforbiciata assurda del numero 21 portoghese, che porta così i suoi in vantaggio. Tra l'altro Portogallo che per il secondo anno di fila passa come una delle migliori terze del proprio girone. Al 38esimo, rimessa laterale,
Mertens dentro, Tielemans, palo, rete, pareggio immediato del Belgio con Tielemans, che comunque rimette in piedi la gara dopo che il Belgio sta facendo veramente un europeo tanta roba. Batte 3-2, 3-1 la Russia, batte tutti, batte la Danimarca, batte la Finlandia, batte tutti e continua la sua cavalcata. Si va alla ripresa, 50esimo, Lukaku di testa, palla che sfiora il palo e va sul fondo, eccola qua la disperazione del gigante buono. 54esimo, palla alta, cross ancora Romelu Lukaku, ancora palla fuori, ci sta veramente provando in ogni modo il Belgio ed ecco qua ancora un altro gesto di disapprovazione da parte sua. Si va al 79esimo, palla ancora per Tielemans che può chiudere la partita, invece il destro si frange sui guantoni di Rui Patricio, poteva assolutamente fare meglio. Al 90esimo il risultato è ancora incredibilmente di parità, si andrà per la seconda volta su 4 supplementari. Allora Mertens dentro per Lukaku che calcia di sinistro, palla ancora fuori di poco, probabilmente possiamo dire che sia Lukaku contro tutti. Si prosegue, 105esimo, palla per Cristiano Ronaldo che va di testa e Courtois fa la parata probabilmente della vita. 117esimo, Diogo Jota contrastato in area da Vizza, il calcio di rigore nettissimo per il Portogallo, le proteste soprattutto di De Bruyne nei confronti dell'arbitro, che probabilmente assomiglia molto a quello che ha arbitrato Turchia-Italia, strano perché lui i rigori non li dava. Comunque calcio di rigore per il Portogallo nettissimo, va Cristiano Ronaldo, intuisce ma tardi l'angolo Courtois e Ronaldo porta il Portogallo a 3 minuti dai quarti di finale. Va a abbracciare giustamente il pubblico, chi cazzo è il fratello, va a abbracciare veramente tutti. 2-1 Portogallo ai supplementari. Questo è il veramente il paradigma di non mollare mai. Ovviamente beh, già giocato meglio, ma Portogallo non ha mai mollato. E così al 120esimo il Portogallo supplementare strappa il pass per i quarti di finale, trascinato da un Cristiano Ronaldo veramente, direi, atomico. Ed ecco così il rammarico dei belgi. E appunto Portogallo-Italia sarà a Monaco, quarti di finale. Ma noi proseguiamo con Croazia-Spagna, squadra un po', a dir la verità, delusione, perché la Spagna è capace di veramente arare gli avversari e a volte allo stesso tempo di giocare partite veramente di basso livello. E dall'altra parte una Croazia che ha calato sicuramente e non di poco le prestazioni rispetto all'ultimo mondiale. Attacchi delle due squadre affidati a due attaccanti di Serie A, da una parte Morata, dall'altra Ante Rebic. Nell'ultimo scontro l'ha avuta vinta Rebic e neanche di poco, dato il 3-0 del Milan allo Stadium. Comunque batte la Croazia per prima, si va addirittura al 52esimo per cercare la prima occasione ed è Rebic che con un sinistro sfiora il palo. Eccolo qua la disapprovazione dell'attaccante del Milan. Si va avanti al 57esimo, palla al cross verso Pasalic che poteva, il centrocampista dell'Atalanta, sicuramente fare meglio da quella posizione, da uno che comunque il senso del gol abbiamo visto da questo campionato che non gli manca. Si va avanti al 64esimo, Morata di testa e c'è una parata veramente incredibile di Livakovic, poi ancora Morata che va di destra, ancora Livakovic veramente mostruoso sull'attaccante della Juventus in prestito dall'Atletico Madrid. Al 73esimo la palla rimane lì, un batti ribatti Llorente e poi il tap-in di Pasalic che porta in vantaggio la Croazia e la porta a poco meno di 20 minuti dai quarti di finale. Meritato probabilmente, il mio pronostico sarà che comunque la Croazia a mio avviso riuscirà, secondo me, a passare con la Spagna ed è un peccato perdere due squadre di questo valore subito agli ottavi, così come Portogallo e Belgio. Comunque la partita dopo di questo episodio non ha veramente più niente da dire ed è Pasalic, minima spesa, massima resa, 1-0 Croazia ai quarti di finale. Ecco qua gli abbracci di sostegno da parte dei propri compagni. Croazia che andrà a giocare a San Pietroburgo, la vincitrice tra Francia e Svizzera.
Francia che sulla carta non dovrebbe assolutamente avere problemi contro una Svizzera che gioca del calcio a mio avviso discutibile, tra l'altro Francia favorita vista anche la formazione che state vedendo adesso e molti di questi sono anche in panchina. Svizzera d'altro canto che si affida a due giocatori di Serie A come Riccardo Rodriguez e Remo Froehler, che insieme a Shaqiri e Dembolo probabilmente e anche a Sommer compongono la spina dorsale di questa squadra. Al 7 minuto subito c'è un palo clamoroso di Benzema, al 19esimo Pogba ancora per Benzema, la paratona di Sommer che non è un portiere facile da trafiggere, soprattutto nei simulatori di calcio è un portiere molto molto forte Sommer. Si va al 23esimo, palla dentro verso ancora Benzema che ci sta provando in ogni modo, la palla non entra. Al 58esimo sempre attaccante di Real Madrid di testa, siamo già nella ripresa, palla fuori e questa volta non si può dire di poco. Si va al 63esimo, ancora Griezmann sinistro, intercettato, palla fuori, pericolosissima questa Francia ragazzi, pericolosissima. Si va al 65esimo, Pogba da fuori, palla che per una strana veramente traiettoria, fa un balzo strano e finisce fuori e poi ci prova addirittura Mbappé. All'82esimo, sinistro da fuori, palla che non entra, esiste solo la Francia. Ancora Pogba, all'85esimo, Pogba e... questo veramente sculo perché c'è questa parata che poi va sul palo. Mad Media al 90esimo in area, interviene Kanté, incredibilmente l'arbitro fischia calcio di rigore per la Svizzera. Incredibile ragazzi, la Svizzera non ha neanche tirato in porta durante tutta la partita, voi l'avete dettagliata ma io l'ho vista tutta e c'è un calcio di rigore veramente incredibile per la Svizzera. Varica Rodriguez contro Lloris, rigore centrale, poteva pararla coi piedi ma la palla entra e Riccardo Rodriguez, l'ex Milan, porta la Svizzera ai quarti di finale, una partita forse penso la più importante nella storia di questa nazionale, se non vado errato, sbloccatemi i ricordi nel caso me li sia persi, e probabilmente a rigiocarla 10 volte la vince la Francia a mani basse, ma in questo caso la Svizzera sarà la Svizzera ad affrontare la Croazia ai quarti di finale. Vittoria per 1-0 degli elvetici, sentite, e neanche poco i fischi rivolti ai francesi, campioni del mondo in carica. Adesso mancano le ultime due partite, le ultime due squadre che si giocano ai quarti di finale. La prima è una partita molto interessante, Inghilterra-Germania, anche qua molto sprecata per essere un ottavo di finale. Inghilterra che comunque non viene da un girone poi così memorabile, sebbene l'abbia passato per primo con solo due gol segnati, fa 7 punti e più che altro Harry Kane che è un po' sottotono. Germania che passa come una delle migliori terze, agguantando a 10 minuti dalla fine il pareggio contro l'Ungheria, se no sarebbe tutta un'altra storia. Qua attenzione perché c'è stato, l'ho tagliato male, c'è stato il gol di Gnabry sul tiro di Havertz, ho tagliato male la clip, complimenti Adri. E con la melting pot porta in vantaggio appunto la Germania. Poi Harry Kane che al 16esimo impiega le mani di Manuel Neuer e tenta il pareggio. Ecco qua la soddisfazione del portiere tedesco. Si va subito al calcio d'angolo che segue questa azione. Va Foden, la palla entra, spizza di testa Maguire, la palla rimane lì. Non ne capisco niente. Rudiger, Gosens e Müller, ne approfitta però Raheem Sterling che col secondo gol, se non vado errato, in questo europeo pareggia i conti con la Germania ed è un pareggio molto importante arrivato subito che può dare, ripeto, può dare benzina, voglia ed energia in corpo a questa Inghilterra che comunque non sta affrontando un avversario poi così semplice. Al 19esimo punizione di Toni Kroos, magistrale, ma magistrale anche la parata di Jordan Pickford. Al 44esimo è una papera assoluta di Neuer a permettere a Harry Kane di portare l'Inghilterra in vantaggio sul 2-1 e a ribaltare in via definitiva la partita. Qua veramente, se ha fatto una grande parata prima Neuer, qua è totalmente responsabile di questo gol. Questo gol ragazzi, se non va bloccato va respinto, non si può neanche dare più di tanta colpa a Rudiger, perché ragazzi questo tiro deve assolutamente essere parato.
65esimo, Foden dentro per Harry Kane che apre il piattone, fa doppietta e porta ancora di più l'Inghilterra verso i quarti di finale. Segna più in 60 minuti di ottavi di finale che in un girone intero. Si è svegliato l'uragano, e quando l'uragano si sveglia, ragazzi, sono problemi. 88esimo, Foden ancora dentro per Harry Kane che trova addirittura la tripletta e porta sul 4-1, no, ripeto, 4-1 l'Inghilterra, ragazzi. E si può dire che l'87esimo, se la partita non fosse già stata chiusa prima, adesso lo è ancora di più. Inghilterra che vola così proprio nel suo stadio, proprio a Wembley, verso i quarti di finale, e andrà ad affrontare la vincente tra Svezia e Ucraina. E appunto l'arbitro, dopo due minuti di recupero, fischia la fine. Gnabry, e poi a Gnabry risponde Sterling e un triplo Kane massacrante, ragazzi, che si porta a casa meritatamente il pallone. Germania che comunque dimostra di non essere assolutamente più la Germania vista al Mondiale 2014. Ecco l'ultimo ottavo di finale, Svezia contro Ucraina, ragazzi. Giallo-blu contro giallo-blu. Se non mal errato sono già scontrate nell'Europeo del 2012, e qui mi sembra sia Ibrahimovic che Shevchenko segnarono. Ora non voglio sparare una cafonata, però penso che sicuramente si sono scontrate in quell'Europeo, però non sono sicuro sui gol di Ibra e Shevchenko. Comunque sia, ragazzi, giallo-blu contro giallo-blu. Io avevo detto, ragazzi, che l'Ucraina sarebbe stata un outsider di questo Europeo e che comunque almeno la qualificazione agli ottavi l'avrebbe ottenuta. E tra l'altro non ha una partita poi così difficile da affrontare. Comunque subito la palla per Isak al terzo minuto, che sfiora il gol del vantaggio. 23esimo, Malinowski batte una punizione con l'aiuto della traversa, fa un gol veramente incredibile e porta la sua Ucraina in vantaggio. Dall'altro non è la prima volta che Ruslan Malinowski ci abitua a progetti del genere. Ha un piede veramente incredibile, il centrocampista dell'Atalanta. Poi si va al 36esimo, Malinowski per Yaremichuk, dentro Yaremichuk, destro secco, 2-0 Ucraina. Veramente un 1-2 spaventoso della squadra che faceva parte una volta, un'azione che una volta faceva parte dell'Unione Sovietica, ed è Yaremichuk a fare 2-0 per l'Ucraina, appunto, su palla, su una visione veramente mostruosa, palla in profondità veramente incredibile di Ruslan Malinowski. Yaremichuk, che non è assolutamente la prima volta che firma un gol in questo Europeo. 2-0 Ucraina, ragazzi. Al 59esimo, palla dentro verso Isak, che di poco, ma veramente di poco, sfiora il gol che potrebbe aprire la partita. Poi Yaremichuk al 67esimo, destro, qua poteva assolutamente far di più. Il portiere dà carica ai suoi, sperando magari in un miracolo, che non avviene, perché dopo due minuti di recupero la Svezia è ufficialmente eliminata e l'Ucraina stacca il pass per i quarti di finale, dove andrà ad affrontare l'Inghilterra. Insomma, sarà una partita, a mio avviso, soprattutto molto interessante. Ecco qua, ragazzi, il tabellone completo. Ed ecco qua, ragazzi, il primo quarto di finale tra Svizzera e Croazia, che rispettivamente hanno eliminato Francia e Spagna. Insomma, due squadre veramente non da nulla. E incredibilmente, oddio, forse non tanto la Croazia, ma sicuramente la Svizzera, sono incredibilmente andate ai quarti di finale. Svizzera che si affida sempre alla coppia Imbolo e Seferovic, mentre la Croazia si affida sempre alla punta del Milan, Ante Rebic. Qua, insomma, un centrocampo mica male, con Kramaric, Modric e Kovacic. Buttalo via. Comunque inizia il match subito al nono minuto. Seferovic dentro per Embolo, che aggancia e trova un gol veramente incredibile, bellissimo. Brel Embolo, in vantaggio la Svizzera, che continua questa cavalcata veramente assurda, ma veramente assurda, ragazzi. Cioè, gioca con una semplicità incredibile, lontanissima anni luce da quello che abbiamo visto prima nel girone, soprattutto nella partita contro l'Italia. Qua che veramente padrona del campo la Svizzera, e Embolo, tanto per cambiare, porta in vantaggio
gli elvetici. Comunque al 31esimo Kramaric da fuori tira una bordata e pareggia i conti. E proprio lui, Kramaric, pareggio della Croazia, che insomma è una squadra che anche quella si dimostra non voler mollare mai. Trova un 1-0 comunque sudatissimo contro la Spagna e trova un meritato pareggio, perché nella parte tagliata la squadra confinante con la Slovenia ha fatto vedere insomma un po' di calcio. E adesso tutto da rifare. Vediamo qua Sommer che viene battuto, come già detto non è un portiere facile da battere, né simulatore di calcio, sia FIFA che PES, con quale esultanza di Kramaric. E adesso andiamo al 56esimo, Embolo per Seferovic sinistro, palla larga, neanche poi così di tanto. Andiamo avanti, minuto 77esimo, calcio d'angolo, palla dentro, salta Seferovic di testa, ancora palla veramente di poco al lato questa volta. Ci è andato molto, molto, molto più vicino Seferovic, ragazzi. Andiamo al minuto numero 81. Seferovic, no, scusate, Froler, destro sul primo palo, 2-1 Svizzera. E da questo punto, 10 minuti dalla semifinale, Remo Froler, dopo che Pašalić decise un quarto di finale per la Croazia, è un altro giocatore dell'Atalanta, ma questa volta della Svizzera, Remo Froler, a portare gli elvetici sostanzialmente in semifinale, anche perché gol nel finale a PES purtroppo non ne abbiamo visti finora. Gol più o meno simile, con la stessa dinamica del gol del pareggio di Kramaric, esulta come se giocasse a golf. E infatti dopo due di recupero l'arbitro fischia la fine del match e la Svizzera passa 2-1 con la Croazia. E continua questa, chiamiamola favola, perché cioè veramente inspiegabile, ragazzi, una cosa del genere. E andrà a affrontare la vincente, appunto, Portogallo e Italia, che andranno appunto a sfidarsi adesso. Cristiano Ronaldo contro Ciro Immobile, una sfida da più o meno 70 gol a stagione, a dir poco. Ed eccola qua, eccolo qua, il suggestivissimo tunnel dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ecco qua le formazioni, ovviamente sempre Cristiano Ronaldo punta di riferimento insieme a Bernardo Silva e Diogo Jota, e dietro insomma un uomo non da nulla come Bruno Fernandes, pronuncia corretta, Bruno Fernandes. L'Italia, solita formazione, ragazzi, un sempre solito 4-3-3 con davanti Insigne, Immobile e Berardi. Inizia il match con la battuta appunto di CR7. Si va al minuto 12esimo, palla dentro per Cristiano Ronaldo che si brucia Chiellini, batte di sinistro e batte anche Donnarumma. Vantaggio purtroppo per il Portogallo, che a mio avviso, almeno sulla carta, è una nazionale abbastanza forte, una nazionale che si è rinforzata negli ultimi anni. Non è più il Portogallo di Cesso Ronaldo, tanto qua tipo Chiellini viene trapassato. Bellissima la dinamica di PES, comunque sia, nazionale Portogallo fatta di tanti buoni giocatori, e uno tra questi è uno buonissimo ed è Cristiano Ronaldo. Si va al 21esimo, palla ancora Bruno Fernandes dentro, Cristiano Ronaldo si gira e trova un gol simile ma specchiato rispetto a quello scorso, ed è 2-0 Portogallo. Portogallo che veramente decide di fare sul serio e voler a tutti i costi andare in semifinale, e l'urlo del Sium ce lo fa capire come non mai. 2-0, qua vedete appunto a disperazione di Spinazzola, di Donnarumma, di Chiellini, di Bonucci. Esultanza neanche poi così contenuta di Cristiano Ronaldo. 44esimo, Diogo Jota che ha ammonito, sbatte su Bonucci, vicino a un'altra occasione veramente grossa il Portogallo. 76esimo, Barella, Pessina, grandissima parata qua di Rui Patricio, probabilmente l'unica occasione che l'Italia avrà in tutta la partita. Ecco qua l'esultanza del portiere ex Wolves che andrà alla Roma. Dopo uno di recupero, l'arbitro manda tutti a casa e una doppietta di Ronaldo, ragazzi, decide la partita contro l'Italia, che purtroppo in maniera anche piuttosto direi brutta saluta un europeo veramente fatto meravigliosamente. Andiamo al terzo quarto di finale, forse penso la partita più con divario tecnico maggiore tra le due squadre, ovvero Olanda e Galles. Olanda che è passata, ricordiamo,
precedentemente 3-0 con la Repubblica Ceca. Galles che ha vinto ai rigori con la Danimarca. Eccola qua, la stretta di mano, nuova grafica. L'Olanda che si affida sempre alla coppia De Pai-Weghorst, e Galles che appunto si affida ancora là davanti, appena la grafica ce lo mostrerà, eccola qui, a Moore. E comunque c'è sempre un Morel, un Ramsey e un Bale a supporto. Si inizia quindi Olanda contro Galles, 8° minuto, c'è un rimpallo qua De Pai e il portiere dell'Ester fa una parata veramente incredibile. 25esimo, Moore sinistro, Stekelenburg sicuro, già due parate, una per parte, già decisive direi. Stekelenburg, 38 anni, ex Roma, si va al 45esimo, pallone per Weghorst e lui non sbaglia di fronte al portiere del Galles. Olanda in vantaggio, continua a stupire e senza anche subire gol, possiamo dire, perché non ha ancora subito gol questa Olanda. E l'attaccante del Wolfsburg, anzi Weghorst, è veramente qualcosa di incredibile, e mette a 45 minuti la sua Olanda dalla semifinale. Mancava, ragazzi, mancava l'Olanda a una competizione internazionale, ragazzi, ed è a mio avviso una nazionale che non puoi odiare. 65esimo, sembra Wijnaldum contrastato, calcio di rigore per l'Olanda, la protesta ovviamente di Allen che, e anche di James che non sono d'accordo con la decisione dell'arbitro, però rigore a me pare netto. Va Depay contro Ward che gli para il calcio di rigore, tutto ancora in piedi. 77esimo, Weghorst, beh, la palla rimane lì, ancora Weghorst, batti ribatti e c'è poi il palo di Bergwijn, incredibile. 88esimo, calcio d'angolo, palla dentro verso, mi sembra, Van de Beek, a vedere dal numero di maglia, palla fuori di poco, ci ha provato il trequartista dello United. Comunque dopo un minuto e mezzo di recupero, minima spesa, massima resa, Olanda in semifinale. Galles che alla fine in due partite non ha mai segnato, ma ha subito un gol solo, e non si può, esattamente come l'Europeo 2016, rimproverare nulla a questa squadra. Ucraina-Inghilterra per determinare l'ultima e quarta semifinalista, e si gioca proprio a Roma, proprio in Italia. Ed è un peccato che a giocare a Roma non ci sia la nostra nazionale. Vabbè ragazzi, pazienza. Però sappiamo che Ucraina e Inghilterra possono regalare allo stesso modo spettacolo. Ecco le formazioni, sempre là davanti a Remicciuk, Yarmolenko e Malinovskyi per l'Ucraina. E l'Inghilterra si affida sempre a Harry Kane che viene da una tripletta. Ripeto, una tripletta negli ottavi di finale, insomma, supportato da due come Sterling e Foden. Non sono sicuramente gli ultimi arrivati. Comunque batte l'Ucraina in quel dello Stadio Olimpico. Si va al terzo minuto, Mount dentro per Harry Kane che batte con l'aiuto del palo il portiere dell'Ucraina e segna il quarto gol in due partite del knockout stage, e porta in vantaggio l'Inghilterra. Ragazzi, Harry Kane veramente mostruoso, mostruoso, è in sostanza il negativo di Harry Kane visto finora. Però ragazzi, vediamo se questa Inghilterra cambierà passo, perché è veramente micidiale. 13° minuto, sinistro di Yarmolenko, no, di Yarmolenko, scusate, parata di Pickford. 43esimo, palla dentro, destro ancora di Yarmolenko, parata ancora un'altra volta del potere dell'Everton. Siamo allo scadere del primo tempo, Mount batte una punizione magistrale e purtroppo in controtraversa, poi Harry Kane poteva fare di più. 66esimo, siamo già alla ripresa, qua Marlos che entra e si fa subito sentire, dovrebbe essere lui se non vado errato, no, Yarmolenko, scusate, Marlos entrerà più tardi. Comunque al 67esimo l'Ucraina è ancora viva, nonostante abbia rischiato già di pareggiare prima, trova il gol del pareggio con Yarmolenko che batte Pickford con una sassata nell'angolino, e qua il portiere dell'Everton non può farci niente, tutto da rifare. Insomma, Ucraina che ha dimostrato di giocarsi un bellissimo girone e di battere prima anche 2-0
la Svezia. Dopo 90 minuti l'arbitro dice che si andrà ai supplementari. 92esimo, palla in straprofondità, c'è Marlos che corre, eccolo qua, Marlos davanti a Pickford, non sbaglia, possiamo chiamarlo gol della merda, chiamatelo come vuoi, ma questa volta Marlos, l'attaccante dello Shakhtar, fa 2-1 ed è festa grande per l'Ucraina che si vede quasi quasi in semifinale, ragazzi, eliminando un colosso del calcio, direi mondiale, come l'Inghilterra. Però c'è ancora quasi tutti i supplementari da giocare, perché siamo ancora al 43esimo. Comunque ragazzi, azione magistrale, contropiede fatto benissimo, e qua Marlos da buon capitano non sbaglia, Pickford quasi la tocca ma non basta, il tuffo non è sufficiente. 96esimo, perde ancora palla Foden, contropiede, campo aperto, c'è addirittura il gol di Scavetto, proprio l'umiliazione in persona. Ed è questa volta ancora Yaremichuk, ancora lui, 3-1, sta veramente stupendo tutti in questo europeo e non poteva che deliziare tutti con ciò che mancava, ovvero il tocco sotto. Rivediamolo, perfetto ragazzi, 3-1, giochi sostanzialmente chiusi, perché non è FIFA che ci sono tipo 5 gol al minuto. E infatti al 120esimo si può dire che l'Ucraina è storicamente in semifinale di europeo. La disapprovazione di Phillips e di James, quasi quasi non ci credono ragazzi i giocatori dell'Ucraina, ma se la sono tutta meritata. Si va alla prima finale, quella del 6 luglio, Portogallo contro Svizzera. Vediamo se la Svizzera dimostrerà una sua costanza oppure no, perché affrontare il Portogallo, ragazzi, che ha davanti un giocatore da nulla come Cristiano Ronaldo, non è per niente semplice. Tra l'altro Ronaldo e Rodriguez, i giocatori che giocano a Torino, ma in due squadre diverse. Stessa formazione, stessa minestra per il Portogallo, che ormai ha trovato l'11 perfetto, lo starting 11 su cui non si possa neanche dubitare. E la Svizzera dall'altra parte non può rinunciare a due davanti come Embolo e Seferovic, e un centrocampo solidissimo come Shaqiri, Chaka e Frolio. Batte il Portogallo, si va al minuto numero 6 subito, qua è Bruno Fernandes a colpire il palo, 16esimo, sinistro, ancora una volta Sommer, che è uno dei più determinanti di questa Svizzera, e lo dimostra anche in questa azione, con questa parata incredibile. 77esimo, palla profonda per Embolo, e c'è la parata di Rui Patricio, un gol sostanzialmente già segnato. Rui Patricio penso faccia la parata più bella di questo europeo finora. 87esimo, Seferovic va di sinistro, palla di poco al lato, eccola qua, disperazione dell'attaccante numero 9 della Svizzera, ma noi si va avanti. E dopo un minuto di recupero l'arbitro dice che si andrà ai supplementari. Qua c'è tipo un autogol, ma la partita era finita. Si va al 93esimo, palla dentro per Cristiano Ronaldo, che al 93esimo porta quasi in finale il Portogallo, tutti addosso a lui. Ragazzi, quarto gol in 3 partite, trascinatore veramente iconico di questo Portogallo. Ma per favore, potresti raccontarci qualcosa di nuovo? Ed è proprio lui, ragazzi, festa grande per la sua squadra e per i rossoverdi. Palla di Bruno Fernandes, aggancia Ronaldo, e questi gol lui potrebbe avere anche davanti il portiere meccanico, non li sbaglia. 115esimo, Memedi dentro per Embolo, che a 5 minuti dalla deadline trova il pareggio per la Svizzera. Incredibile ragazzi, una squadra che, ripeto, non molla mai, si fa recuperare dalla Croazia e torna in vantaggio, resiste contro la Francia, riesce a pareggiare contro un Portogallo che sta veramente sovrastando tutto e tutti. Ancora lui, Brel Embolo, l'uomo simbolo di questo europeo della Svizzera, vada a finire come vada a finire, magari poi nella realtà escono subito, ma sicuramente vanno a fare almeno una statua a questo ragazzo, che ovviamente non è la prima volta che vediamo all'opera. Comunque il Portogallo fallisce il primo rigore con Diogo Jota, subito ragazzi, esordisce malissimo la squadra di Cristiano Ronaldo. Poi va Embolo che tira un rigore
direi imprendibile, ed è 1-0 Svizzera. Poi Bernardo Silva pareggia Conti, ma con un rigore in più. Seferovic contro il Patrizio spiazzato, 2-1 Svizzera. Cristiano Ronaldo, l'uomo più atteso, fallisce, rigore, rigore veramente cacciato malissimo centrale, Sommer intuisce. Memedi contro il Patrizio che rimane immobile, 3-1 Svizzera, e qua un errore potrebbe costare caro, potrebbe costare carissimo. Va Ruben Neves e si fa parare il rigore da Sommer, che fa approdare incredibilmente la Svizzera in finale. Cosa cazzo ragazzi sta succedendo? Svizzera in finale, qua Portogallo che dopo una cavalcata veramente incredibile non sa come sia uscito da questa competizione. Comunque Ucraina-Olanda è l'ultima semifinale prima della finalissima. Portogallo che poteva sicuramente calciare i rigori in maniera diversa, ed è ancora Wembley a fare da palcoscenico per queste semifinali. E sono due squadre ragazzi che giocano un calcio veramente meraviglioso, e l'abbiamo assaporato nelle partite appena viste. Ucraina che non molla, il trio d'attacco Malinovskyi, Yaremichuk e Yarmolenko, perché hanno trovato proprio l'armonia perfetta. L'Olanda sempre con l'attaccante che sfrutta la sua velocità, che è Depay, e l'altro che sfrutta il suo fisico, che è Weghorst, senza ovviamente dimenticarsi tutti quelli che stanno dietro, a De Ligt, De Vrij, De Jong, a Wijnaldum. Comunque sia, si può iniziare. Ucraina-Olanda, si va al minuto 8, Weghorst per Wijnaldum, pala dentro verso Depay che trova un gol magnifico, ma proprio magnifico, cioè al volo, fantastico. Depay, 1-0 Olanda, fantastico. Voglio rivederlo Fabio. Rivediamolo, palla profonda. Qua sicuramente il difensore dell'Ucraina poteva fare qualcosina di più, ma è più veramente il lavoro di Depay di mettere una palla così sul primo palo, veramente incredibile. 35esimo tiro per Weghorst, Weghorst, Weghorst sinistro, 2-0 Olanda. Ancora Weghorst, e possiamo dire che lui abbia segnato in tutte le partite finora, perché ha segnato sia agli ottavi nel 3-0, sia ai quarti dove è stato proprio il gol decisivo suo, e adesso 2-0. Vabbè, questo è un gol piuttosto facile da segnare, soprattutto se ci hai già abituato al gol precedentemente in questo europeo. 53esimo, partito ancora per Weghorst, qua il portiere fa una parata veramente incredibile. Depay al 67esimo, ancora l'estremo difensore dell'Ucraina dire di no e dare carica ai suoi, ma tutto ciò è futile perché l'Olanda è la seconda finalista che andrà a affrontare la Svizzera, sempre a Wembley, l'11 di luglio. Depay e Weghorst bastano per mandare appunto gli Orange all'ultimo atto di questo europeo. Svizzera-Olanda non me lo sarei veramente mai aspettato, ma si sa ragazzi, una volta l'europeo lo vinse la Grecia e addirittura la Danimarca che fu ripescata prima. E qua vi sorprenderò, perché la finale ragazzi si giocherà su FIFA, e voi questo forse non ve lo aspettavate, ma invece sì. Voglio una partita equilibrata, senza modalità allenatori, senza cazzi e mazzi. Svizzera con Sommer in porta, senza sostanzialmente formazione: Rodriguez, Elvedia, Kanji, Char e Babu, difesa 5, Chaka e Zakaria a centrocampo, Shaqiri dietro questa volta a Seferovic e Itten, perché Embolo, Memedi, Froler partiranno dalla panchina. Stekelenburg per l'Olanda. Ragazzi, questo è l'ultimo atto, difesa sempre a 5, Van Aanholt, Blind, De Vrij, De Ligt, Dumfries, De Jong, De Roon e Wijnaldum. Dietro sempre e costantemente a Depay e Weghorst, De Jong, Malen, Van de Beek e compagnia varia in panchina. Batte la Svizzera. Si va al 7° minuto, Wijnaldum per De Roon, dentro per Depay. Sommer fa una prata incredibile ragazzi, penso il miglior portiere di questo europeo. Poi ancora De Jong, destro, palla fuori di nulla. Era De Jong, non era Van de Beek, chiedo scusa, 21 De Jong, chiedo scusa per il quarto di finale. 38esimo, palla dentro per Wijnaldum, per Depay, posizione regolare, ancora Memphis Depay, infinito, incredibile, porta in vantaggio l'Olanda nella finalissima di Wembley. Esulta Memphis Depay ragazzi, che andrà al Barcellona con tanti rimpianti, poteva tranquillamente giocare in Italia, invece andrà a giocare appunto nei Blaugrana, porta in vantaggio i suoi, come già fece l'ottavo di finale, come già trovato anche la rete in semifinale.
62esimo palentro ancora Depay, 2-0. E possiamo dire che all'80% l'europeo adesso è dell'Olanda. E va a esultare proprio sostanzialmente, penso, dalla parte sbagliata dello stadio. A parte che ci sono tifosi misti tra europei e mondiali. Ancora palla dentro, batte a tu per tu con Sommer, 2-0. Svizzera che probabilmente neanche pervenuta. Svizzera che sostanzialmente ha subito due gol soli in tutta la fase eliminazione diretta. E adesso ne subisce addirittura non due, ma tre, perché De Jong chiude i conti al 69esimo. È vero che nel calcio non si sa mai, ma un'Olanda che gioca così, ragazzi, non segna Weghorst. Ed è un peccato, ed è un peccato che non segni lui, perché dopo aver segnato in tutte le fasi della fase eliminazione diretta ci stava anche il gol in finale. Ma invece è De Jong a sigillare il punteggio sul 3-0. E appunto possiamo dire che i campioni d'Europa sono l'Olanda al ritorno dopo una lunga assenza, ragazzi, che mancava, se non vado errato, dai mondiali 2014. Ora non voglio andare errato, ragazzi. Comunque sia, questo è quanto. Io vi ringrazio per la visione di questo lungo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto abbastanza. Passate dal canale, iscrivetevi, lasciate like.